Amici, buongiorno. Ogni volta che qualcuno fa la proposta di far uscire l'Italia dall'euro, si sollevano subito un coro di proteste e soprattutto si afferma che una volta che sono stati firmati i trattati di Maastricht, tutto questo si rende impossibile. Purtroppo questo non è vero. E qui di seguito io vorrei spiegare il perché non è vero, in quanto che questa è una cosa che è stata predisposta fin da quando, dall'inizio, fin da quando sono stati firmati i trattati dell'Unione Europea, e quindi non è un fatto nuovo, è un fatto previsto da tempo, ma tenuto ovviamente nascosto. Tutto questo non vuol dire che io sia a favore o contro questa possibilità, ma semplicemente che è bene che chi non lo sa sappia perfettamente la situazione com'è in realtà, per poi trarre le sue conclusioni come crede. Quindi uscire dall'euro si può, e questo non è uno slogan politico o un pretesto finanziario per condizionare i mercati, ma è invece un piano dettagliato che esiste ormai da tempo, che è noto a tutti i governi e che è tenuto invece accuratamente nascosto al pubblico. In sostanza non è vero che tecnicamente è impossibile uscire dall'Europa, ma è vero invece che è semplicemente non gradito dal punto di vista politico. Occorre precisare che tutto questo non coincide automaticamente con il ritorno alla lira, ma che semplicemente la struttura e la partecipazione degli Stati europei va decisamente in questo senso ristrutturata. In sostanza, uscire dall'Europa significa ripristinare una autonoma sovranità monetaria che consenta di disporre di tutti quegli strumenti di politica economica e monetaria ad uso proprio della sovranità popolare. E questa non è una proposta e non è neppure un desiderio, ma il 7 febbraio 1992, alla firma del Trattato di Maastricht, questa eventualità era prevista proprio nello stesso documento e in particolare dopo l'avvenuta aggregazione di tornare alle proprie valute di provenienza. Tutto questo non era codificato in precisi articoli del trattato, ma contenuto da omissis, cioè quelle parti ben celate nelle pieghe dello stesso documento, come usualmente avviene definire sia i tassi sia le condizioni nei trattati internazionali. Per ragioni di convenienza politica, tutto questo doveva essere ignorato dal pubblico, ma doveva costituire invece un piano di emergenza da tenere sempre presente e, naturalmente, per sicurezza, attuare in qualsiasi momento nell'interesse di ciascun paese. Ma la cosa grave è un conto tenerlo nascosto, un altro conto è negare decisamente la sua esistenza, il che è clamorosamente falso. Tutto questo, prima della fissazione dei cambi fissi euro monete dell'Europa, era del resto ben noto a tutti sotto la voce ben definita, che era un'opzione chiamata opting out. L'opting out era cioè, contenuta nel trattato, cioè la possibilità di recedere in qualsiasi momento. E questa opzione fu realmente applicata e utilizzata
proprio dall'Inghilterra e dalla Danimarca per sganciarsi dalla seconda fase operativa del progetto della moneta unica. Ebbene, questi patti segreti sono contenuti nell'articolo 107, che prima era denominato articolo 106, e nell'articolo 105 proprio del Trattato di Maastricht. Questi articoli riguardano in particolare l'istituzione del SEBC, cioè il Sistema Europeo delle Banche Centrali, ove si fissavano i poteri delle varie banche centrali dopo il passaggio di gran parte dei loro poteri alla BCE. In sostanza, l'articolo 107 prevede di far convivere, se necessario, la BCE con l'SEBC, lasciando alle banche centrali dei paesi aderenti il potere di condurre politiche monetarie autonome, come quelle di poter stampare moneta, fissare i rapporti di cambio, definire tasse di interesse, eccetera. Cioè, in sostanza, significava che mentre da una parte il trattato trasferiva dei poteri dalle banche centrali alla BCE, nello stesso articolo si diceva che questi poteri potevano essere di nuovo ripassati alle banche centrali, e quindi mentre oggi la BCE è l'unica che, diciamo, può condurre una politica economica unitaria, domani ogni banca centrale potrebbe riassumere la possibilità di condurre una propria politica economica. Dunque, nel trattato era già stato previsto questo doppio regime in funzione dell'uscita eventuale di un paese che avesse però già adottato l'euro come moneta. Non sono stati definiti i dettagli tecnici di questa opzione, ma qualsiasi governo, anche oggi, ha la possibilità in qualsiasi momento di invocarla e ottenerla e agire come già fatto dalle due nazioni che ho citato sopra. In sostanza consiste l'opzione dell'opting out, che tutti i paesi segretamente si sono riservati di esercitare nel futuro in caso di bisogno, una possibilità di ritornare indietro, fare un passo indietro. La segretezza si è tentato di mantenerla in ogni modo, tacciando di conclusioni fantasiose chi ne accennava, ma invece proprio il primo che ne parlò liberamente in pubblico fu l'economista Paolo Savona, con pubblicazioni tra il dicembre 2010 e il dicembre 2011 e poi addirittura durante una sua audizione al Senato avvenuta il 7 dicembre 2011. Quindi non era una questione segreta, era una questione che era nota a tutti, solo che praticamente i mezzi di comunicazione hanno fatto che passasse, diciamo, in secondo ordine. Nella stessa aula del Senato, Paolo Savona rivelò il contenuto di una telefonata ricevuta da Giulio Tremonti nell'estate precedente, con la quale il ministro gli confidava che l'Italia aveva predisposto un dettagliato piano per uscire dall'euro. Quanto dichiarato da Paolo Savona è puntualmente verbalizzato e consultabile da tutti. Per sua parte, Tremonti non ha mai smentito l'esistenza di questa telefonata. Tremonti, come allora ministro dell'economia, era ben consapevole che i trattati consentivano tutto questo, perché aveva titolo lui per accedere agli atti più riservati delle clausole di salvaguardia, che invece non sono state rese pubbliche. Il piano di salvaguardia non solo dunque esiste, ma viene aggiornato anche oggi, periodicamente, ed è aggiornato da una commissione
appositamente realizzata, composta da esperti della Banca d'Italia, del Ministero dell'Economia e del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, cioè il CSR, che disponendo di risorse di primo piano sono sempre pronti, in caso di necessità, a renderlo operativo. E anche tutti gli altri stati, seguono proprio questa opzione, e anche loro questa opzione viene tenuta aggiornata e accuratamente nascosta. Ma tutto questo era ben noto, anche se difficilmente comprensibile da normale cittadino, nel dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, firmato 2 anni prima. E anche nel Trattato di Lisbona, indirettamente, si affermava che sarebbe stato possibile uscire dalla moneta comune, in quanto in uno degli articoli era chiaramente prevista la possibilità per un membro di poter recedere dall'appartenenza all'Unione Europea. Tutto questo è contenuto nel Trattato di Lisbona. E infatti l'articolo 50 di quel trattato, al paragrafo 3, afferma testualmente che i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, 2 anni dopo la notifica fatta dal Paese. In poche parole significa che chiunque, qualunque Stato, o concorda con gli altri di uscire, oppure anche se non concorda lo notifica, e in questo caso ne può uscire 2 anni dopo. Quindi esiste proprio anche nel Trattato di Lisbona una precisa procedura di recesso volontario e unilaterale che modifica il Trattato di Maastricht senza però sostituirlo. Ovviamente in questo caso per quel paese non si parlerebbe più di euro. Per contro, nel medesimo trattato era prevista anche la possibilità di rientro, cioè si poteva uscire e si poteva anche rientrare. E ciò è possibile uscire dall'euro pur continuando a appartenere in modo diverso dall'accordo monetario. Del resto, l'Inghilterra l'euro non ce l'ha e oggi è nell'Unione Europea lo stesso, quindi avviene anche oggi, proprio per l'Inghilterra. Quindi l'applicazione di questa procedura è già stata fatta e già è operante, almeno per quanto riguarda quella nazione. E dunque in questo momento, se necessario, questa opzione è sempre percorribile, perché non esiste ancora nessuna unione politica e fiscale e quindi resta ancora, anche se ridotta, una rilevante parte della sovranità nazionale che può essere tranquillamente recuperata. Ma di tutto questo, non solo erano ben note le clausole a tutti coloro che hanno firmato i vari trattati, ai politici, ai governi, eccetera. Ma è ben noto anche ai mercati e anche alle aziende, le quali sono consapevoli di tutto questo, perché ad esempio la Mercedes-Benz Financial Service Italia ha inserito proprio lei una clausola di protezione in caso di eventuale uscita dell'Italia dall'euro, e analoga protezione esiste anche nella banca italiana dell'Unicredit, ed è tutta quanta questa materia ben nota alla Consob. Anche la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha inserito da 2 anni nei regolamenti di concessione dei finanziamenti il vincolo di salvaguardia dei rimborsi da effettuare però esclusivamente nella valuta euro, proprio perché, ma perché teme che qualsiasi paese possa chiedere attraverso questa procedura il recesso.
Infatti, durante la ben nota crisi greca, i creditori firmatari dell'accordata riduzione del debito pubblico hanno preteso che i titoli oggetto dell'accordo fossero ridenominati secondo quanto è previsto dal diritto inglese e non più greco, proprio per tutelarsi da un eventuale ritorno del paese alla dracma. In Germania, economisti tedeschi nel 2013 hanno proposto una unione monetaria aperta, introducendo il criterio che ai paesi in difficoltà si possa concedere la possibilità di uscire per il tempo necessario a compiere le riforme e sistemare i conti, per poi tornare nella moneta unica a un tasso di cambio diverso dal precedente, ma più ragionevole. Ma quali sono le ragioni per le quali in Italia questa opzione si è tenuta così nascosta al pubblico? Le ragioni sono tre. La prima è che in Italia il popolo non è titolato ad esprimere un giudizio in merito, perché l'articolo 75 della Costituzione italiana vieta espressamente il ricorso a consultazioni referendarie per abrogazioni o ratifiche di trattati internazionali, leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. La seconda ragione è che la decisione potrebbe essere determinata improvvisamente a seguito di una gravissima crisi finanziaria di qualche banca internazionale di grandi dimensioni. La terza ragione è che i titoli dei debiti sovrani, cioè i titoli di Stato, subirebbero ovviamente dei gravi contraccolpi che farebbero precipitare i corsi innalzando i rendimenti a due cifre, come è avvenuto per la Grecia, e i piccoli risparmiatori non avrebbero la possibilità di difesa agendo tempestivamente. Questo metterebbe in crisi anche le ridotte possibilità di difesa della Banca d'Italia e quindi sarebbero necessarie misure restrittive per la circolazione dei capitali, alte tassazioni straordinarie patrimoniali sugli immobili e su tutti i titoli immobiliari, compresi i conti correnti e di deposito, e la chiusura temporanea dei mercati regolamentati. Questo terzo punto, tra l'altro, è già stato codificato in una legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che stabilisce proprio i dettagli qualora dovessero avvenire questi eventi. Naturalmente, finché questi eventi non si verificheranno, questa normativa rimarrà, chiamiamola, nel cassetto, pronta ad essere usata se necessario. Ovviamente io non oso pensare alle conseguenti reazioni sociali, perché quanto sopra è in linea con quanto ho illustrato anche in precedenza sulla denuncia di approprio di già esistenti strumenti legislativi fatti a questo scopo. Ogni provvedimento escogitato per servire la finanza rende tutti consapevoli che danneggerebbe la popolazione al punto da provocare reazioni che metterebbero in crisi addirittura l'attuale struttura di potere. Cioè, in sostanza, ci dovrebbero essere dei gravissimi disordini sociali. E allora, piuttosto che evitarli, e quindi fare in modo che questo non avvenga, si preferisce tenerli nascosti, confidando nell'ignoranza e nel fattore sorpresa, o trovando al momento degli utili e dei sciocchi pretesti per giustificare questa azione che sarebbe presentata come una novità, mentre in effetti è un qualcosa che fin dall'inizio si è pensato di attuare in secondo necessità. Dunque, tutti ci auguriamo che questa eventualità non si verifichi mai. Io per primo sono preoccupatissimo per il fatto che potrebbe verificarsi, ma spero che non si verifichi.
ma resta comunque discutibile perché allora si continui a insistere che sarebbe impossibile uscire dall'euro, e che non è vero, e perché mai questa eventualità non sia agitata al momento opportuno proprio per contenere le pretese di una austerità che sta lasciando morire lentamente l'Europa. Dunque, ogni paese potrebbe tranquillamente, al tavolo delle trattative, minacciare l'uscita per necessità improrogabili di sopravvivenza della propria popolazione, ma tutto questo non viene fatto. Purtroppo tutti sapevano e tutti sanno, e l'unico ad essere non informato nel modo opportuno è il popolo, che Dio non voglia, in caso di disastro generale, sarebbe preso alla sprovvista senza alcuna arma difensiva e costretto, come consuetudine, a pagare per tutti. Diversamente da altri stati, che invece condizionano queste decisioni a referendum popolari, a noi questo non è concesso. Ovviamente tutto questo che ho detto è perché noi stiamo dalla parte proprio delle probabili vittime, e perlomeno doverosamente è necessario che si cerchi di informarle tempestivamente, anche perché una eventuale pressione dell'opinione pubblica in proposito è proprio questa che potrebbe evitare che si commettano ulteriori e gravissimi errori. Amici, grazie dell'attenzione. Chi desidera il testo di questo intervento sappia che tutti i testi vengono inviati automaticamente e gratuitamente agli iscritti del nostro movimento Unione per la Sovranità Popolare, la cui quota di iscrizione, che è del tutto simbolica, è di 12 euro all'anno, che voi potete versare attraverso un conto corrente postale, i cui estremi io posso darvi se mi scrivete alla mia casella di posta elettronica, il cui indirizzo è r.roselli@libero.it, oppure rivolgendovi direttamente ai nostri amici di Challenger TV. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto, e ci rivedremo alla prossima puntata dell'Asino che Vola. Arrivederci. Thank you.